della fase 2, che è quella appunto di liberare l'acqua dai cantinati, strade, dal fango, dai detriti. La situazione più critica in questo momento è a Conselice, dove abbiamo molte località della cittadina invasa dall'acqua dovuta alla rottura del fiume Sillaro, e poi la comunità di Lavezzola, dove sono circa 5.000 abitanti, che hanno temuto fino a ieri, pure stamattina, per come dire, la esondazione del Destrarino. Abbiamo messo dei sacchetti, tanti sacchetti, l'argine fortunatamente molto fragile sta tenendo, quindi è importante che il livello dei canali cala in modo tale da poter far così, intervenire con le pompe. Arriveranno dalla Slovacchia, dalla Slovenia, due pompe di grandi capacità, proprio nell'ambito del meccanismo europeo di solidarietà che è stato attivato dalla Protezione Civile nazionale e regionale. Arriveranno queste pompe che il Centro Coordinamento Soccorsi qui in Prefettura ha messo a disposizione del Comune di Ravenna. Il numero totale degli evacuati, stamattina abbiamo proprio rifatto i conteggi con i comuni, è sceso a 16.445. Di questi circa 2.900 sono accolti nei centri di accoglienza messi a disposizione dai comuni. 10 fiumi sono andati in piena contemporaneamente, hanno rotto gli argini, hanno invaso terreni, località, quindi un fenomeno veramente, una catastrofe senza precedenti. Cosa lei si sente di dire alla popolazione in questo momento? Bisogna dire, ecco, di diffidare di queste persone. Vanno in giro persone con la scritta Vigili del Fuoco, chiedendo alle persone di poterle aiutare dietro pagamento. Diffidate, le forze di polizia e i vigili del fuoco fanno questa attività gratis, è il loro dovere, quindi diffidate e state attenti perché i vigili del fuoco hanno la divisa ben visibile e se succede questo denunciate subito. Un appello anche che voglio lanciare, non intasate le strade, ci sono mezzi di soccorso che devono arrivare dalle altre regioni, ci sono mezzi di ditte che devono lavorare per ripristinare le strade, quindi lasciateci lavorare, quanto prima ritorneremo alla normalità.